In questo video vi mostrerò quando un bruco si trasforma in crisalide. I bruchi passano la maggior parte del tempo a mangiare e a dormire. In questo tempo crescono tantissimo. Ad un certo momento però si fermano in un posto. E da lì non si sposteranno più, faranno solo dei piccoli movimenti. Il bruco della cavolaia maggiore, che sono questi bruchi verdi che vedete, sta fermo circa una giornata prima di trasformarsi in crisalide. In questo tempo inizia a trasformarsi molto lentamente, inizia ad accorciarsi e tessa attorno all'addome un filo di seta che lo sorreggerà quando si sarà trasformato in crisalide. Sono riuscita a fare il video in cui riprendo l'ultima parte della trasformazione da bruco a crisalide. La trasformazione è molto veloce perché nell'arco di una ventina di minuti è avvenuto il cambiamento e il bruco non c'è più, ma c'è una bella crisalide di un colore verde intenso. Qui vedete il video molto accelerato, nella realtà il video dura 9 minuti circa.